Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in esso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 20 maggio 1918. Continuando il mio solito stato, stavo dicendo al mio dolce Gesù: quanto vorrei avere i tuoi desideri, i tuoi affetti, il tuo amore, il tuo cuore. Per poter desiderare, amare, eccetera, come te. Ed il mio sempre amabile Gesù mi ha detto: figlia mia, io non ho desideri, affetti, ma il tutto è concentrato nella mia volontà. La mia volontà è tutto in me. Desidera chi non può, ma io tutto posso. Vorrebbe amare chi non ha amore, ma nella mia volontà c'è la pienezza, la sorgente del vero amore, ed essendo infinito, in un atto semplice della mia volontà, posseggo tutti i beni che straripando dal mio essere scendono a bene di tutti. Se io avessi desideri, sarei infelice, mi mancherebbe qualche cosa, ma io tutto posseggo, perciò sono felice. E felicito tutti. Infinito significa potere tutto, possedere tutto, felicitare tutto. La creatura che è finita non possiede tutto, né può abbracciare tutto. Ecco perciò contiene desideri, ansie, affetti, eccetera.
che come tanti scalini può servirsene per salire al Creatore e lambire in sé le qualità divine e riempirsi tanto da stralipare a bene degli altri. Ma se poi l'anima concentrerà tutta sé nella mia volontà, sperdendosi tutta nel mio volere, allora non lambirà le mie qualità, ma dentro d'un sol sorso mi assorbirà in sé e non avrà più desideri in sé desideri e affetti propri, ma solo la vita del mio volere, che dominandola tutta le farà scomparire tutto e farà ricomparire in tutto la mia volontà. Ventitré maggio 1918. Questa mattina il mio dolce Gesù non è venuto ed io l'ho passata tra sospiri, ansie ed amarezze, ma tutta immersa nella sua volontà. Giunta la notte non ne potevo più e lo chiamavo e richiamavo. I miei occhi non si potevano chiudere, mi sentivo irrequieta, a qualunque costo volevo Gesù. In questo mentre è venuto e mi ha detto: Colomba mia, chi ti può dire i voli che fai nel mio volere, lo spazio che percorri, l'aria che ingoi? Nessuno, nessuno, neppure tu lo sapresti dire. Solo io lo posso dire, io che ne misuro le fibre, io che numero il volo dei tuoi pensieri e dei tuoi palpiti. E mentre voli vedo i cuori che tocchi, ma non ti arresti. Sorvoli ad altri cuori e picchia e ripicchia e sorvola ancora. E sulle tue ali porta il mio ti amo ad altri cuori per farmi amare. E poi dentro d'un sol volo vieni al mio cuore per prendere ristoro, per poi ricominciare voli più rapidi. Io mi diverto con la mia colomba e chiamo gli angeli, la mia mammina, a divertirsi con me. Ma sai, non ti dico tutto, il resto te lo dirò nel cielo. Oh, quante cose sorprendenti ti dirò. Poi mi ha messo la mano alla fronte ed ha soggiunto: ti lascio l'ombra della mia volontà, l'alito del mio volere, dormi. E mi sono assonnata. 28 maggio 1918. Trovandomi nel solito mio stato, stavo dicendo al mio amato Gesù: Gesù, voglimi bene, io ho più diritto degli altri ad essere amato, amata, perché né io amo nessuno che solo te, né nessuno ama me. Se qualcuno sembra che mi ama, è per il bene che le viene a se stesso, non per me. Quindi, tra il mio e il tuo amore non entra nessun altro amore in mezzo. E il dolce Gesù mi ha detto: Figlia mia, questo non è altro che il mio amore più forte, ed è tanto che la gelosia del mio amore per te ti allontana tutto. Ed è tanta la mia gelosia che sto a guardia che neppure un'ombra d'amore di creatura ti alitasse. Al più tollero che qualcuna ti ami in me, non fuori di me. Altrimenti la farei fuggire. E questo significa pure che né tu sei entrata in nessun cuore, né nessuno è entrato nel tuo. Poi verso notte è ritornato Gesù e la regina mamma, e chiamandomi per nome come se volessero che prestassi attenzione. Come era bello vedere la mamma e Gesù parlare insieme. La mia mamma celeste diceva: Figlio mio, che fai? È troppo quello che vuoi fare. Ho i diritti di madre e mi dolgo che i figli devono tanto soffrire. Vuoi aprire il cielo ai flagelli e distruggere creature e gli alimenti che serviranno a nutrirle? Di mali contagiosi vuoi non darle? Come faranno? Tu dici di voler bene a questa mia figlia. Quanto ne soffrirà se ciò farai? Per non amareggiarla non lo farai. E lo tirava verso di me, ma Gesù rispondeva deciso: Non posso, molti mali distolgo per causa sua, ma tutto no. Mamma mia, facciamo passare il turbine dei mali affinché le creature si arrendano. E poi dicevano tante altre cose tra loro che io non capivo tutto. Sono rimasta atterrita, ma spero che Gesù si plachi. Bene, come ormai è consuetudine, anche gli scritti di oggi ci portano abbastanza in alto, ecco, dentro, ecco, la vita nella divina volontà. Potremmo partire la meditazione da una cosa che Gesù dice a Luisa: nessuno, nessuno, neppure tu lo sapresti dire. Che cosa?
cosa succede quando quest'anima fa, come dice Gesù, i voli nel suo volere, portando il ti amo di Gesù ai cuori per farlo amare. Ecco, se non lo sapeva dire Luisa, insomma, che trascorreva giornate intere girando e rigirando, si percepisce, insomma, da tanti suoi scritti, no? Da tante sue espressioni, avendo anche poi a un certo punto veramente il dono, il regno della divina volontà in maniera stabile e anche straordinaria. Ecco, figuriamoci noi. Quindi, come primo momento e spunto di meditazione, torna sempre il fatto, e fa niente, insomma, che già tante volte lo abbiamo considerato nella meditazione, che nella vita spirituale, e in questa in particolare, non dobbiamo fare caso a quello che si sente, a quello che si percepisce. Credo già altre volte di aver considerato, no? E io ricordo quella parte del Trattato della Vera Devozione in cui, per esempio, San Luigi insegna a compiere tutte quante le cose in unione con le intenzioni di Maria, no? Che è un esercizio molto simile a quello che si fa quando si vuole compiere un atto nella divina volontà. Cambia soltanto, chiaramente, come dire, il destinatario, quindi l'oggetto, se mi si passa questo dall'oggetto, tra virgolette, con cui l'anima si unisce, no? O l'intenzione di Maria o appunto il divino volere. E lui dice, si fa questo con un movimento del pensiero, della volontà, oppure anche pronunciando anche mentalmente una frase del tipo: rinuncio a me stesso, mia buona madre, mi dono tutto a te. Ecco, e lì notava, dice, questa parola, questo atto produce immediatamente la purificazione di tutte quante le nostre intenzioni e rende i nostri atti partecipi delle virtù, delle intenzioni e dei meriti di quelli della Madonna. Non fa niente che tu non senti niente. Dice, sta attento che se Dio non voglia, anziché dire rinuncio a me stesso e mi dono tutto a te, o Santa Vergine Madre, cambiassi l'oggetto, quindi il destinatario, e Dio non voglia, facessi un atto del genere che avente come oggetto, come termine, il demonio, immediatamente il demonio disgraziatissimamente si unirebbe a tutti quanti gli atti che stai facendo, perché ascolterebbe molto chiaramente e immediatamente produrrebbe quell'effetto, anche se tu lì per lì, a livello immediato, di reazione immediata, non senti nulla. Ecco, questo perché, questo ci fa capire anche un principio generale, no? Rimanendo in questo esempio, a livello immediato non si sente nulla, però a livello non immediato, quindi a livello di stato dell'anima, ha voglia che si sente. Perché un'anima che moltiplica gli atti nel divino volere, quindi producendo anche come primo effetto di questo la vita, la formazione della vita della divina volontà nella sua anima, immediatamente, come dire, concorre a produrre in sé quel profondo benessere, quella profonda quiete, quella profonda pace, quella profonda gioia, è che in questo mondo si vivono, salvo purtroppo quei rigurgiti di volontà umana, quelle uscitine più o meno grandi che disgraziatissimamente purtroppo facciamo e che fanno entrare qualcosa di estraneo nella nostra anima, un momento di nervosismo, un momento di leggera inquietudine, un qualche cosa che ci turba per qualche istante, eccetera. Ecco, ma sono folate. Ecco, e questo chiaramente non è, ripeto, un effetto immediato, faccio un atto nel divin volere e mi sento subito così. Però l'anima che trova pace nella divina volontà si è accorta che ha trovato pace. E se uno, Dio non voglia, facesse analoghi atti aventi come termine e fine il demonio, si vedrebbe subito, insomma, che tempo, brevissimo tempo, comincerebbe a stare nell'inferno anticipato, quindi nell'inquietudine, nel turbinio delle passioni, nella rabbia, nell'ira, insomma, eccetera, no? Ecco, questo bisogna tenerlo sempre ben presente, ecco, perché la vita interiore, questo vale anche più in generale, no? Per
per la vita cristiana in generale, se una persona vive in grazia di Dio sta bene, se una persona vive nel peccato, anche se peccando si procura dei piaceri e delle soddisfazioni immediate, poi sta nell'inferno, sta nella morte, come si dice con un linguaggio tecnico mutuato dalla Sacra Scrittura, dalle lettere di San Paolo in particolare. Sta nella morte, non sta nella vita. Però si tratta sempre di riverberi non immediati, ecco. Non immediatamente percepibili, non direttamente collegabili, no? Stesso discorso vale anche per, al contrario, no? Quando si sta qualche cosa brutta, noi sappiamo che ogni male deriva dal peccato dell'uomo, ma non sappiamo e non possiamo stabilire i nessi di causalità, cioè non posso dire che ne so, quello ci ha avuto un incidente perché ha fatto quel peccato, non sappiamo neanche se quell'incidente dipende dai peccati suoi, insomma, no? O se magari, ecco, non si possono conoscere queste cose in questa vita, no? Perché sono dinamiche che ci sovrastano, noi possiamo, diciamo, conoscere i principi generali e farne, come dire, moderatamente esperienza, questo sì, ecco, oltre questo no. Questo vuole essere uno sprone nella meditazione al compimento degli atti e dei giri, nonostante noi stessi, ma tante volte anche lui si dice: ma ti pare che io con una cosa del genere ho prodotto questi effetti? E Gesù gli dice sempre: guarda che sì. Ecco, quindi ci siamo polarizzato un attimo sul paragrafo centrale, su quello del 23 maggio. Ora, molto bello è anche quello che Gesù dice nel primo, che fa comprendere, per esempio, qual è la sorgente dei nostri desideri, delle nostre ansie, dei nostri affetti. Ma noi siamo, proprio strutturalmente, questo non ci vuole la scienza infusa per capirlo, degli enti finiti. In quanto enti finiti è impossibile per noi possedere tutto, potere tutto o abbracciare tutto. Non lo possiamo fare perché siamo finiti, limitati, no? Ecco, invece Dio non è così. Ecco, Luisa diceva: potessi avere i tuoi desideri, il tuo amore, i tuoi affetti, il tuo cuore, eccetera. Ecco, Gesù spiega che queste caratteristiche in senso stretto non si possono attribuire ad un soggetto che è una persona divina, pur avendo una natura umana come la nostra. Perché tutto in Dio è concentrato nella sua volontà, che è tutto in Dio. Non può avere desideri, perché è onnipotente e ha già tutto. È già in sé e dà già in sé la pienezza dell'amore di cui gode e che riversa dappertutto, e tutti i beni possibili e immaginabili, che derivano tutti quanti da lui, perché lui li ha fatti, e evidentemente sono da lui perfettamente posseduti e scendono a bene di tutti. Ecco, allora che cosa, qual è il senso di questo discorso che dice Gesù? Che l'attenzione della nostra vita interiore deve essere concentrarci nella divina volontà, sperdendosi, questo è un termine tecnico, completamente nel divin volere. Perché questo è il modo con cui tutte le qualità divine ci avvolgono, ci prendono, ci toccano, ecco. E la spia di questo è non avere più in sé desideri o affetti propri. Ma tutto è, come dire, raccordato nella vita del divin volere, che le fa scomparire tutto e fa ricomparire in tutto la mia volontà. Che significa questo? A mio modesto modo di vedere, per quanto ad oggi ne posso comprendere.
È evidentissimo che per noi, almeno ad uno stadio non compiuto di questa vita, non è tanto possibile non sentire un desiderio. Però un conto è sentire un desiderio e immediatamente raccordarlo al divin volere. Cioè, questa cosa posso pure desiderarla, ma se Dio non la vuole, mi dimentico pure di averla desiderata. Quindi non segue al desiderio, come dire, un consenso pieno e quindi un'ansia di raggiungere l'oggetto del desiderio a qualunque costo. Ecco, cosa che se ci pensiamo dobbiamo essere capaci un pochino di introspezione e di comprendere le dinamiche anche proprio della vita della persona umana, no? Abbiamo altre volte meditato sui desideri, che sono una molla fondamentale, ecco, dell'uomo. Allora, quando nasce un desiderio, ordinariamente la volontà lo asseconda, lo consente e poi si adopera perché l'oggetto di quel desiderio possa essere fatto proprio. Ecco. E noi ci arrabbiamo, ci contrariamo, se ci facciamo attenzione, quando ogni nostro desiderio o qualche nostro volere è frustrato e contrariato, da quello deriva, se ci pensiamo bene, la stragrande maggioranza degli atti di ira, di collera, gli innervosimenti, eccetera, eccetera, no? Ma questo proprio vale anche nel piccolissimo. Nella meditazione noi dobbiamo portare queste cose, no? Ecco, altrimenti è sterile, non serve a niente. Prova a pensare. Quando è che ti innervosisci? Quando è che ti... proprio rimanere a livello proprio base, l'innervosimento, insomma, quindi non è che non è ancora l'ira consentita, no? Quando c'è qualcosa, qualche desiderio che ti viene mortificato, contrariato, qualche tuo volere che ti viene impedito, qualche tua convinzione che viene frustrata, d'accordo, da parte di chi la pensa differentemente da te, possiamo a tempo indeterminato moltiplicare gli esempi, no? Che succede? Che se io assecondo un desiderio e quel desiderio viene frustrato, io sto male. Se io non assecondo quel desiderio, ma vorrei usare un termine, come dire, quasi sinonimico, no? Cioè io non assecondo il desiderio, ma faccio in modo che quel desiderio assecondi la divina volontà. Cioè, se Dio vuole, bene, se no, amen. Posso anche, come dire, provare a muovermi per vedere se quel desiderio è una cosa possibile, ma appena vedo che non è aria, tranquillamente passo indietro e si continua. Ho detto insomma che queste sono la comprensione della vita nella divina volontà, l'ho detto tante volte, porta dentro i meccanismi, diciamo, più fondanti, più importanti, più profondi anche della vita umana, no? E a intervenire, ad agire lì, ecco, perché altrimenti noi viviamo sempre nella superficie, perché quello che esce da noi, i nostri atti, quindi parole, opere, pensieri consentiti, eccetera, eccetera, è appunto la parte finale di un processo, no? Che avviene dentro di noi. E noi processi li dobbiamo capire, cioè quando noi andiamo al supermercato troviamo un prodotto finito, ma è evidente che tutti noi sappiamo che dietro quel prodotto finito c'è un processo lavorativo, qualcuno che sa fare quel prodotto finito, no? Pensiamo allo smartphone che andiamo a comprare, quello, cioè, tu lo vedi bello, cioè, è chiaro che l'attenzione è stata sul prodotto finito, ma come è uscito fuori quell'oggetto? È così. Come esce fuori da me quel comportamento, quella parola, quel modo di pensare? Cosa c'è sotto? La fusione, l'unione con la divina volontà, se fatta bene, porta piano piano alla decodificazione di tutto questo. Cioè, e questo veramente comporta un cambio di passo, un salto di qualità nella vita, profondo.
Quando questo non c'è, noi interveniamo sempre, come dire, sull'esterno. Anche Gesù nel Vangelo parla, si lamenta con i farisei che puliscono solo l'esterno della coppa, ma dentro, ecco. E questo tipo di lavoro è sterile, perché se tu non interrompi la produzione, ma ti limiti a riparare un oggetto che è uscito fuori difettato, sì, quell'oggetto difettato forse lo ripari, ma ne escono fuori in altri. Cioè, se c'è un problema, un vizio nella catena di produzione, usciranno tutti quanti fuori gli oggetti difettati. È quello che fanno gli esseri umani, passano la vita a cercare di quelli buoni e quelli che tendono alla santità, a cercare di correggere i difetti di cui si accorgono, che sono la superficie esterna. Ma quanti vanno a, ecco, la vita nella divina volontà porta dentro i processi di produzione, diciamo così, ecco. Queste sono immagini, però la frase che Gesù dice: mi assorbirà in sé, non avrà più in sé desideri e affetti propri, ma solo la vita del mio volere, che dominando tutta, attenzione, le farà scomparire tutto e farà ricomparire in tutto la mia volontà. Allora io assecondo quel desiderio, se questo è un desiderio di Gesù in me, se no no, e lo è se quello è conforme al beneplacito della divina volontà. Allora, poi c'è un altro aspetto, l'ultimo, la santa gelosia. Ecco, noi sappiamo che il tema della gelosia divina è già presente nella scrittura e nell'Antico Testamento, anche se qualcuno si scandalizza. Io sono un Dio geloso. Ora, è evidente che questa espressione attribuita a Dio e anche a Gesù, che è un'espressione di per sé antropomorfica, che trae origine da una passione dell'uomo che di per sé può essere molto negativa, no? Non è una qualità per noi esseri umani essere gelosi, ma in Dio è diverso, non è sinonimo di possessività, ma Dio è geloso nel senso che ci vuole tutti per sé, non perché appunto ci vuole possedere in maniera egoistica come il geloso umano, ma perché non vuole che nulla di negativo e di guastante entri nel nostro cuore. Perché essere tutti di Gesù e per Gesù è essere felici noi. Ecco. Questo è il... Quindi se Dio, immaginiamolo, sa che se il tuo cuore comincia a dividersi in una montagna di amori, e starà male e starà bene tanto quanto lui diventa, come si canta in un popolare canto anche nelle nostre liturgie, no? Il centro del nostro cuore, è evidente che, come spiega bene San Tommaso, è geloso nel senso che noi percepiamo che lui vuole, ci vuole tutti per sé, tende, se possibile, a seconda poi delle circostanze, a farci un pochino di chiarezza, un po' di terra bruciata, no? Perché questo possa viversi da parte nostra. Ecco, è evidente che questo discorso deve essere applicato cum grano salis, quindi analogicamente. Cioè, Luisa era persona sola, era vergine consacrata. Evidente, no? Quindi una persona che vive nel mondo, che è sposata, che ha degli affetti più o meno grandi, deve intendere vivere queste cose, come dicevano i giuristi romani, mutatis mutandis, quindi cambiate le cose che devono essere cambiate, perché è evidente che una persona che vive in queste condizioni non può annichilire, ecco, tutto il suo contorno affettivo. Quello che si può fare, ed è quello anche che Gesù chiede a tutti quando a tutti rivolge il primo comandamento, è fare in modo che l'amore di Gesù sia sempre al primo posto. E qui si apre certamente un ambito poi di esame di coscienza, insomma, anche molto 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 grande, no? Si possono fare tanti esempi, no? Ecco. Per esempio, lasciare che un figlio segua la propria vocazione, sapete bene, è mettere Gesù al primo posto e non le proprie possessività
i propri progetti proiettati su un figlio. Ecco, non fare il male per compiacere un coniuge, questo vale sia su alcuni argomenti delicati attinenti alla purezza, no? Sia su altre cose, insomma, cioè se uno adesso qui sono esempi di scuola teorici, no? Ecco. Cioè, non vado a messa perché se no mia moglie si arrabbia, mio marito si arrabbia, messa la domenica. Messa la domenica, il massimo che si può fare è trovare un modo, se uno dei due è distante, di andare ad una celebrazione che non crei, diciamo così, troppa discordia, troppi problemi nel menage della vita familiare. Uno si industria, ecco, se dovesse dire no, non ci vado perché se no poi mio marito e mia moglie si arrabbiano, quello sarebbe un po' troppo, vuol dire che per amore della creatura si va formalmente contro la volontà del creatore, questo non si può fare, no? Il principio deve essere sempre chiaro. Così, uno degli esempi più drammatici, che Dio ce ne scampi ovviamente, non è che preservi tutti, ti capita che un figlio, io l'ho vissuto queste cose qui, si ammala e il Signore se lo chiama. Se Dio sta al primo posto, pur con tutta la sofferenza inaudita che questo comporta, accetterò la volontà di Dio e dirò Fiat. Se Dio non sta al primo posto, comincerò a fare quello che fanno tutti, a lamentarmi col Signore, a chiedere perché è successa questa cosa. Anzi, se hai fatto morire tuo figlio, vuol dire che non esisti, io in te non ci credo più. Ecco, come in maniera certamente umanamente comprensibile. Umanamente comprensibile, cioè nell'ottica della volontà umana, che però c'ha poco insomma di buono, accade generalmente. Questi esempi poi ciascuno li può moltiplicare nella vita interiore, no? Ecco, quindi è evidente invece se c'è un'anima consacrata, se c'è un'anima sacerdotale, se c'è un'anima religiosa e sente queste cose, qui bisogna farci un po' di esame di coscienza, perché non devono determinarsi in un'anima consacrata religiosa tutte queste intricatissime, subdole, diciamo così, moltiplicazioni di amori anche evidentemente non moralmente illeciti, ecco, però molto umani e che vanno a turbare quel cuore e vanno a minare, ecco, la santità della vita ministeriale o della vita consacrata e abbassano di molto la qualità di essa e anche la possibilità di entrare in intima comunione con Gesù da parte di quell'anima. Ecco, perché se il cuore è diviso tra molti amori, ripeto parlando di persone che hanno scelto Gesù e di amare Gesù con cuore indiviso, non c'è nessuna possibilità, ecco, di trovare con Gesù quell'intima e profonda unione e comunione che poi porta ad una grande santità e che nel caso specifico spalanca gli orizzonti di una vita sempre più conforme alla divina volontà e vissuta nella divina volontà. Bene, abbiamo spaziato in questa meditazione tra quello di cui non siamo consapevoli e quello di cui possiamo e dobbiamo diventare consapevoli per lavorare sempre meglio al grande compito, al grande progetto, al grande desiderio che abbiamo di radicarci nella vita nel Divin Volere, o Santa Vergine Maria. Bene, tu sei sempre colei che ci aiuta, che ci prende per mano, che ci porta dentro, ecco, il nostro cuore senza che ci facciamo male, ma imparando a guardarci onestamente dentro e a togliere tutto ciò che a Gesù può non piacere.
ricordando che la vita interiore non è vita di sentimenti o di cose che si sentono, ecco, ma è vita appunto spirituale, fondata sulla fede, che quello che Gesù ci ha promesso e quello che Gesù ci dice è vero. E anche se non sempre ne percepiamo immediatamente gli effetti benefici, essi senza dubbio sempre ci sono e sempre si producono. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.